Specialist IT, ciao a tutti. Con tutto questo parlare di cloud mi sono accorto di avere un po' trascurato la nostra amata Active Directory. Non dobbiamo e non possiamo dimenticarla, perché nella stragrande maggioranza delle aziende è l'autorità designata alla gestione dell'identità e sono proprio quelle identità che noi sincronizziamo attraverso Azure AD Connect che dobbiamo mettere in sicurezza. Oggi quindi vi racconto di come mettere un po' più in sicurezza l'intera infrastruttura di Active Directory on-premises attraverso l'implementazione della versione sicura del protocollo LDAP, ovvero LDAPS. Che cos'è LDAP? Credo che quasi tutti sappiate che cosa sia, ma lo ripeto velocemente, giusto per parlarne magari ai colleghi più giovani o per dirla in maniera più elegante e moderna ai colleghi cloud native. Il protocollo LDAP, acronimo di Lightweight Directory Access Protocol, è un protocollo di rete utilizzato per accedere e gestire le informazioni all'interno di una directory. Ad esempio, un qualunque applicativo di anagrafica che debba recuperare i dati e gli attributi di un utente della nostra AD, per farlo usa LDAP. Insomma, LDAP ci aiuta ad accedere e a gestire le informazioni degli oggetti memorizzati all'interno della directory, utenti, gruppi, computer account, eccetera, eccetera. Fisicamente, come si fa a recuperare queste informazioni? Senza entrare nel dettaglio formalmente tecnico del protocollo, della connettività, eccetera, eccetera, diciamo che per recuperare quello che serve quando si fa una query LDAP, tipicamente ci si connette ai domain controller supporta TCP 389 e si fa un'autenticazione con nome utente e password. Quest'ultima operazione, l'autenticazione, si chiama bind LDAP. La bind quindi non è altro che un'operazione di autenticazione effettuata da un client LDAP per stabilire una connessione e ottenere l'accesso ad Active Directory o a una specifica parte di essa. Come dicevo poco fa, questa operazione tipicamente è sempre avvenuta in chiaro. Quando questo avviene, parliamo di simple bind. Io in realtà avevo detto simple bind con la B. Vediamo quella vera. Ok, ora ci siamo. Come avete visto però avviene tutto in chiaro e il fatto che avviene in chiaro non ci piace. Ed è proprio questo su cui oggi caleremo la nostra scure di sicurezza fatta di certificati e altre cose brutte. LDAPS, infatti, è la versione sicura del protocollo che ci permetterà di dire addio alle nostre simple bind o simple mind, come volete. Come avviene tutto questo? La connessione LDAPS avviene su porta TCP 636 e la bind avverrà attraverso dei certificati rilasciati dalla nostra Certification Authority. L'obiettivo di oggi quindi è fare in modo che non sia più possibile fare bind LDAP in chiaro. Ad alto livello quindi cosa faremo e cosa ci serve? Un template di certificato adatto all'occasione. Pubblicare il template in Active Directory. Fare l'enrollment dei certificati sui domain controller. Verificare che la connettività sulla porta 636 funzioni. Configurare un paio di GPO per dire ai domain controller di accettare solo query LDAPS e dire ai client e server di inviare solo richieste sicure in LDAPS. Infine testare che non si riescano più a fare delle bind in chiaro sui domain controller. A questo punto vi starete già facendo delle domande, come per esempio: se ci sono applicativi o più in generale degli elementi dell'infrastruttura che non supportano LDAPS, cosa succede? Cercherò di rispondere a tutti questi dubbi che potrebbero sorgere più avanti nel video, per ora concentriamoci su come implementare LDAPS. Vale però, come sempre, il solito concetto: tutto quello che vedi nei miei video è fatto in un laboratorio dove ci sono delle condizioni e delle configurazioni sicuramente diverse rispetto al vostro ambiente di produzione. Quindi usate questo video solo come uno spunto da applicare solo dopo aver calato tutti questi concetti all'interno della vostra specifica realtà, ok? Perfetto, ora creiamo e pubblichiamo il template di certificato su Active Directory. Io ho scelto di usare come base il template Kerberos Authentication facendo alcune modifiche. Vediamo quali.
Per comodità e dal momento che la situazione del mio ambiente di laboratorio lo permette, ho scelto di fare in modo che il certificato LDAPS sia gestito in auto-enrollment direttamente dal domain controller. Se hai notato, poco fa, nella tab dei permessi mentre creavo il template, il gruppo di dominio dei domain controller aveva permessi di auto-enrollment. Ora vediamo in che situazione iniziale è il domain controller, dopodiché creiamo la GPO per l'auto-enrollment, la applichiamo e vediamo se il certificato si è distribuito correttamente. Se tutto è andato come previsto, spero di sì, ora dovremmo riuscire a connetterci sulla porta TCP 636 del domain controller. Vediamo se è davvero così. Perfetto, ci siamo. Ora è il momento di fare un paio di GPO. La prima verrà applicata ai domain controller e servirà per dire proprio ai domain controller che dovranno accettare esclusivamente bind sicure. La seconda verrà applicata alle organizational unit che contengono computer e server del nostro dominio e che in questo contesto sono dei client LDAP. Con questa GPO imposteremo che i client LDAP useranno esclusivamente LDAPS. Perfetto, dopo aver applicato le GPO, vediamo se riusciamo a fare una simple bind come eravamo riusciti a fare all'inizio del video. Perfetto.
perfetto, non riusciamo più a farla ed è quello che volevamo. Ora cerco di fugare il principale dubbio che potrebbe esserti venuto in mente durante la visione di questo video. Posso implementare così com'è questa configurazione? La risposta è probabilmente no, o perlomeno non immediatamente. Perché? Perché all'interno della vostra infrastruttura, molto probabilmente, ci sono ancora applicativi, server o, spero di no, client che fanno ancora utilizzo di query LDAP in chiaro. Come si fa a sapere chi o cosa sta facendo delle query LDAP in chiaro? Bisogna iniziare da un'attività di audit facilmente implementabile distribuendo alcune chiavi di registro sui domain controller. Ti lascio tutta la documentazione per farlo qui sotto in descrizione. Una volta concluso l'audit, avrai in mano un elenco completo di quali sono le macchine che fanno query LDAP in chiaro e a quel punto dovrai riconfigurare tutti questi sistemi o applicativi per poter fare query in LDAPS, quindi sicure. Fino a quel momento, lato domain controller, non potrete impostare la GPO sul valore require signing, altrimenti potreste avere qualche problema. Come sempre, una buona conoscenza e un'analisi preventiva della propria infrastruttura sono molto utili a capire come procedere evitando dei danni. Spero che questo video vi sia stato utile. In questo folle mondo cloud, l'Active Directory non va mai trascurata. E voi avete implementato LDAPS? Se sì, parliamone insieme nei commenti o sui miei profili social. Come sempre, grazie di avermi seguito fino a qui e se vi è piaciuto questo video e vi piacciono questi argomenti, iscrivetevi al mio canale YouTube. Ci vediamo al prossimo video, vi aspetto, alla prossima, mitici!